ci siamo conosciuti all'Accademia, diciamo, da subito abbiamo capito che avremmo voluto lavorare insieme e da quel momento lì, diciamo, non ci siamo più separati, sì, abbiamo cominciato proprio a crescere insieme. Dopo l'Accademia abbiamo lavorato come restauratori, siamo andati avanti parecchi anni. Perché sì, per mantenerci appunto dovevamo lavorare tutto il giorno nel restauro, poi ho insegnato un po' di anni e poi la sera e i sabati e la domenica, nei giorni festivi, sperimentavamo insieme. Io sono passati molti anni prima di iniziare a esporre qualcosa, no? Questi anni di sperimentazione sono stati molto utili. Ringraziamo di molti galleristi che ci hanno detto fatemi vedere altre cose, vediamo, aspettiamo ancora un attimo, no? E fortunatamente allora poi quel periodo quando iniziamo a far vedere i lavori, all'inizio degli anni 90, sì, abbiamo già iniziato, non c'era poi questa ansia dell'artista giovane che dovevi un po' bruciare i tempi. I tempi erano molti più rilassanti. Il giovane artista non era ancora questa figura. Però guardando, cioè ripensandolo adesso, credo che tutto sommato fosse una cosa positiva. Perché non abbiamo avuto subito gli occhi puntati addosso, abbiamo innanzitutto dovuto capire tra di noi, crearci degli equilibri di lavoro tra di noi, perché quando si lavora in coppia è importante che poi il lavoro che esce fuori sia un lavoro fatto praticamente da una persona, perché noi appunto proviamo da famiglie, sì, mio padre faceva, famiglie operaie, lavorava alla Fiat, no? Proprio diciamo l'idea, la decisione anche di fare l'artista è stata una decisione anche abbastanza difficile, no? La prima persona l'abbiamo avuta nel 95-96, esatto. E poi lì è iniziato il nostro percorso. Diciamo, la cosa più difficile è stato che a un certo punto abbiamo dovuto prendere una decisione di lasciare completamente il lavoro che ci dava sussistenza, perché non era possibile fare part-time.